annuncia Gesù con autorità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio, il Vangelo di oggi, e leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 6. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Amen. Cari amici, oggi iniziamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Troviamo delle parole fortissime, delle parole che non sono da archiviare, che non sono preistoriche nel mondo della fede, cioè erano valide 2000 anni fa, in quei giorni, con quelle persone, in quel contesto storico, culturale, con Gesù. No! La parola di Dio, dice Gesù stesso, non passerà mai. Cielo e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Allora, il primo versetto è fondamentale. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. Guardate che c'è forza in questa parola. Vorrei leggervelo in greco perché ha anche un altro slancio di entusiasmo verso ciascuno di noi. Edoken autois dynamim kai exousian epipanta ta daimonia kai nosus therapeuein kai apesteilen autus kerusein τεν βασιλέιαν του Θεού και γιάσται τους ασθενείς. Fratelli e sorelle, qui abbiamo il centro dell'autorità che Gesù stesso ha dato ai suoi discepoli, apostoli, alla sua Chiesa. È una realtà che spesso noi non viviamo. Sentiamo, ascoltiamo, ma cosa commentiamo? Come commentare le parole di oggi? I verbi di questo therapeuein, guarire, curare. Questa parola, questo sostantivo dynamis, exousia, vuol dire forza, potere, autorità di scacciare i demoni, di guarire le malattie, di curarle. Cari amici, il Vangelo ha la capacità di creare cose nuove. La parola di Dio è eterna. Ma la parola di Dio non viene immobilizzata da me, dalla mia decisione di credere oppure no. Certamente la parola di Dio invece può essere fermata dalla mia speranza, dalla mia fiducia. Ma accadevano 2000 anni fa questi fatti. Oggi non si vede più nulla. Vuoi una guarigione? Vai in farmacia, ti prendi dei farmaci. Vai dai santoni, vai dai maghi, vai in altre correnti filosofiche, dove lì si dice che si guarisce. Quanto poco crediamo alla parola di Dio, quanto poco spazio diamo nel nostro cuore all'autorità, al potere, alla dynamis, all'exousia che Gesù ha dato alla sua Chiesa. Certo, bisogna imparare ad esercitare l'autorità, dobbiamo imparare ad esercitare questa forza nel nome di Gesù, certamente.
Anche i discepoli, con Gesù in persona vivo, non sapevano come esercitare l'autorità. Gesù le l'ha insegnato. Guardate, dobbiamo vivere, lo ha detto l'altro giorno Gesù nel Vangelo, come bambini. Cioè, accogli questa parola e vivi in questo modo. Gesù, io ti voglio presentare la mia malattia, la malattia di mia mamma, della mia fidanzata, del mio amico. Ti voglio presentare le difficoltà, le oppressioni. Io ti chiedo, Gesù, intervieni. Io ti chiedo, Signore, guarisci. Porta la tua presenza, allontana il male dalla mia vita, dalla mia casa, dalla mia famiglia. Gesù ha detto che ce l'ha data l'autorità. Abbiamo bisogno di scoprirla. Abbiamo bisogno di vederla con i nostri occhi. Ma c'è. E tutto parte dalla sua parola. E da un cuore che non blocca. E non si blocca di fronte alla promessa di Gesù. È una promessa. Voi sarete mandati ad annunciare il regno e a guarire gli infermi. Amen. Voi sarete mandati ad annunciare la buona notizia. La buona notizia è che Gesù è vivo e grazie alla sua morte e risurrezione anche le malattie sono sconfitte, anche il male è sconfitto, anche la psiche malata può essere liberata dall'oppressione. Amen. Entriamo nella sua parola. Crediamoci. Lo so, siamo molto scettici, siamo molto carnali e certe pagine del Vangelo sono scomode perché noi non le sperimentiamo, non ci hanno insegnato a sperimentarle, a viverle, esercitarle, praticarle. Ecco, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, abbiamo ascoltato in questi giorni, sarà mio parente. Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica sarà come una casa sulla roccia. Sarà un terreno fertile che produrrà 100 volte tanto. Mettiamola in pratica. Signore Gesù, voglio presentarti la mia vita, i miei problemi, le mie difficoltà e anche di coloro che amo. Credo nella tua autorità. Credo in ciò che dice la tua parola. E ti chiedo di intervenire, di allontanare il male, allontanare le malattie, allontanare tutto ciò che mi sta opprimendo, deprimendo nel cuore. Signore, fa che questa parola si realizzi nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro, in tutte le aree della mia vita. Ho bisogno di fare un'esperienza che tu sei vivo, che tu sei davvero il Salvatore e questa parola viene realizzata. E ti chiedo anche di mandare me come strumento di luce nelle tue mani per portare la buona notizia a coloro che ancora non ti conoscono. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, dopo aver letto questo bellissimo brano, ricevete lo slogan di oggi. Annuncia Gesù con autorità. Vivi la tua fede nella potenza dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, vi proponiamo il calendario di questo mese come Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona. E infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo. È piena di tantissime esperienze, dove Dio ha sempre l'iniziativa. Propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto
ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai, e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.